Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TB Sport. Domenica Frosinone Bari, qualcuno sostiene che sia la gara giusta per capire se effettivamente è un Bari che può già essere tra i grandi di questo campionato oppure deve crescere e non poco. Ne parleremo con voi e con il nostro ospite, l'opinionista Vito Petrocelli. Ciao Vito, Ciao Enzo, ciao a tutti. ben ritrovato. 0850019998, si parla molto anche di questa incapacità di trasformare in gol una mole di gioco che adesso è interessante. Qualcuno, diciamo, evidenzia che il Bari è dodicesimo, il Bari non può essere dodicesimo in classifica, è troppo attardato e ha pochi punti. Insomma, è una situazione un po' particolare, perché da un lato vediamo la squadra giocare meglio, decisamente meglio nelle ultime Sì. due partite, molto bene anche a mio avviso. Dall'altra però una classifica un po' lacunosa. Bisogna essere ottimisti o no? Io sono ottimista, perché il gioco dall'inizio, dalla prima partita a questa ultima di domenica è andato via via migliorando. Qualcuno all'uscita domenica dallo stadio, accanto a me, commentava, diceva, il Bari gioca meglio senza Maniero, sia a Brescia che in casa con Lentella, in effetti. È sembrato più sciolta la manovra, Sì. Più senza punti di riferimento, senza imprevedibile, Maniero. diciamo. Esatto. Però a me risulta difficile immaginare una squadra senza Maniero, senza il suo bomber, senza il suo capocannoniere. Diciamo che senza Maniero può essere un'alternativa, ma non può essere la squadra definitiva. Fermati un attimo, Vito, perché c'è una telefonata. E poi a proposito di reazioni dei tifosi all'uscita dello stadio, abbiamo il sondaggio dei ragazzi della Sì. Nuove 20 che la dice lunga su come la gente abbia apprezzato in ogni caso la partita Certo. contro Lentella. Pronto, chi è in linea? Ciao, Pronto, Enzo? ciao, pronto. Buonasera, sono il professor Ettore, sono Ciao, il tuo Ettore, ospite. ciao. Ciao. Senti, Enzo, io volevo dire solo una cosa. Facendo un confronto con l'anno scorso, il Bari chiuse il girone d'andata a 35 punti Sì. con Nicola, che non sono stati poi sufficienti per andare in Serie A per fare solo i playoff. Oggi il Bari ha 10 punti, mancano 13 giornate alla fine del girone di andata, il che vuol dire che il Bari dovrebbe tenere una media per arrivare a 35-36 di 2 punti a partita. Questo dice la matematica, indipendentemente da ciò che dicono gli allenatori. Allora io ti chiedo, e lo chiedo anche al tuo ospite, con questa squadra, con questo attacco, fino a gennaio non possiamo fare acquisti. Abbiamo 5 soli gol segnati e 9 presi. Tu pensi veramente che noi possiamo fare 26 punti in 13 giornate? Questo è Allora, il mio. Questa è la Ettore, ti matematica. rispondo dicendo una cosa banale, cioè che la matematica non è un'opinione, dice questo ed è incontestabile. Però non dimenticare che abbiamo avuto proprio qualche anno fa a Bari un caso diametralmente opposto, quando la matematica ci induceva a fare due conti per capire a che quota il Bari si sarebbe salvato e poi con 3 mesi alla grande il Bari sfiorò la Serie A, parlo del Bari della remontata. È chiaro che adesso devi recuperare il terreno perduto, adesso hai bisogno di fare un filotto di vittorie possibilmente per rimetterti in carreggiata. Però è ancora presto, io credo che una proiezione la potremo avere alla fine del girone di andata, quando capiremo a quanti punti il Bari avrà girato la boa e forse allora potremmo dire ce la possiamo fare o è difficile che ce la facciamo. Cioè, adesso è un po' presto a mio avviso, è un po' prematuro dire queste cose, anche perché un campionato non è come l'altro, non sappiamo, non credo che quest'anno ci sia il Carpi di turno che alzerà la quota per quel che riguarda la promozione, quindi vanno a mio avviso prese in considerazione diverse variabili, non so che ne pensi. Ma secondo quello che ha detto il nostro ascoltatore, la media di 2 punti sembra alta, viste le prime giornate. Però quando io all'inizio mi sono dichiarato ottimista, intendevo, mi riferivo alla mole di gioco, al tipo di gioco, alle occasioni da gol create dal Bari, sia in trasferta
sia in casa. È chiaro che poi possiamo incontrare squadre con portieri che si esaltano, come è avvenuto domenica scorsa, e quindi portieri che fanno i miracoli, o come gol che sbagliamo per colpa nostra, ma anche, dobbiamo dire, secondo me, anche due rigori non concessi in casa con il Frosinone, in casa con il Benevento, Benevento, sì. E questo di domenica scorsa. Prendiamo una telefonata, pronto? Quindi manca qualcosa. C'è da considerare pronto? Anche questo. Pronto? Pronto? Ciao, ciao. Buongiorno, ciao. Io volevo fare un riferimento, intanto al fatto che ci manca un attaccante di ruolo. Sì. Un goleador già, voglio dire, che abbia questa esperienza e abbia fatto gol ogni anno. Sì. È una squadra compatta, una figura del genere necessaria. Sì. Poi volevo dire che io sono uscito tranquillo domenica dallo stadio, perché ho visto che la squadra ha giocato. Va bene, sì. Va bene Vito, ti sentiamo malissimo, però abbiamo percepito quello che hai detto. Allora, a proposito di chi è uscito dallo stadio, con quale umore è uscito dallo stadio, è il momento di lanciare il sondaggio della Mob Eventi. Sentiamo. Ben ritrovati amici di Mob. San Nicola stregato per i biancorossi. Pareggio amaro quest'oggi contro l'Entella. Ed abbiamo chiesto ai tifosi biancorossi cosa non è andato in questo match. A loro la risposta. Cosa non è andato in questo Bari? L'attacco. De Luca è evanescente e quando è entrato Castrovilli per me è un ragazzo poco umile, perché in determinate situazioni si tira in porta, non si tenta il dribbling all'ultimo secondo. Per qua il resto la squadra ha giocato. Di più non potevamo pretendere. Niente, tutto bene oggi è andato il Bari. Hanno giocato tutti, secondo me. Hanno giocato... come si chiama? Attaccando nostro, come si chiama? Scusi, Brienzo ha fatto il migliore in campo secondo me. Basta, questo. Però io penso che andremo avanti. Solo sfortuna e basta. Siamo stati sfortunati perché il Bari ha giocato bene. Cosa non ha funzionato in questo Bari? No, i ragazzi hanno giocato. Per fortuna hanno giocato bene. È mancato il gol. Ci hanno messo il cuore, ma non hanno messo la palla dentro. Pazienza, ci vuole un po' di pazienza. Comunque gli schemi ci sono, la volontà dei giocatori c'è, ora c'è tanta corsa e questo è bello. Speriamo in futuro migliore. È andato abbastanza tutto bene, ci vuole solo un buon attaccante secondo me, un uomo d'aria. La sfortuna, perché allora, a parte errore difensivo classico di giornata che non mi ricordo a chi addebitare, però ci ha rovinato un risultato. Un po' di sali in mezzo al campo. E oltre a questo, il portiere avversario, Iacobucci, come si dice a Bari, si è aperto e purtroppo non si può fare, se non è giornata, non è giornata. Penso che abbiamo creato più occasioni in questo campionato in 7-8 giornate rispetto agli ultimi 10 anni. Le troppe occasioni sbagliate, avessimo segnato avremmo fatto forse una decina di gol di più. Purtroppo la Serie B è un campionato che va così, a fine campionato ti serve soprattutto avere anche una differenza reti per la classifica, quindi aver concretizzato di più sicuramente erano 2 punti di più, e poi a lungo andare sarebbero molto serviti questi gol. Ma secondo me ha funzionato tutto, semplicemente non è entrata e il portiere avversario ha scelto la giornata sbagliata per fare il fenomeno. Rieccoci insieme per la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Non vedo scorrere i titoletti oggi, possiamo vedere i titoletti. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Un amico, intanto molti ci scrivono attraverso la nostra pagina Facebook, quella di Telebari e quella del TV Sport. Gian dice: la squadra c'è, il gioco anche, la fortuna un po' meno. Quando manca la fortuna serve il bomber che combatte la sfiga, uno alla Pazzini per rendere l'idea. A gennaio non servono rivoluzioni, serve solo un acquisto, la punta da 20 gol.
fa i nomi Trotta, Falcinelli, Piniglia, Melchiorri, Iemmello e Floccari, questo è la sua, il suo listone, altri non servirebbero, altrimenti va bene Maniero, cioè dice che questi sono meglio di Maniero, gli altri non servirebbero. Sei d'accordo che a Bari serve un attaccante di questo tipo o va bene Maniero, a prescindere? Certo, i nomi che ha fatto l'ascoltatore, ce ne sono alcuni quali ti piace migliori. In particolare? Beh, Falcinelli, sicuramente quello... Perché Falcinelli non ha fatto grappoli di gol nella sua carriera. Diciamo che in B forse quello che ha mostrato di saper segnare è Melchiorri, che però è reduce, credo, di infortunio abbastanza serio al ginocchio. Come tipo di gioco, per come ho visto giocare... Floccari già scendere in Serie B è un lusso. O Iemmello. Iemmello non ha giocato in B, però Iemmello è uno che in area di rigore si fa molto rispettare, fa tanti gol. Noi abbiamo visto Maniero quest'anno diverso da quello che abbiamo visto l'anno scorso, più volitivo, qualcuno dice dimagrito e quindi corre di più, si impegna di più, salta di più. Difficile se senti gli addetti ai lavori o gente che bazzica calcio dall'interno, difficile non schierare Maniero, non ritenere Maniero una delle prime punte in Serie B. Quindi un motivo ci deve essere, si deve sbloccare. C'è un'altra telefonata, pronto? Nicola Tipetista, saluto Giovito Petruzzelli. Ciao Nicola, ciao. Io devo sempre stuzzicarvi, nel senso che devo fare un plauso a Igor Protti, a Tovaglieri, che ha detto che anche Protti si è espresso, ma sul fatto che noi abbiamo paura a tirare in porta, cioè non abbiamo quella precisione, più che paura, precisione, perché là di Cesare se la metteva col piattone, forse tutti e due i gol entravano. Però faccio un'altra considerazione, per quanto riguarda il... Sempre queste cose fatte in pompa magna, fatte anche adesso da Giancastro, della presentazione della maglia dell'Ambro. Altro bluff, perché sembra che adesso debba cambiare... Però Nicola non andiamo troppo oltre a commentare. Di la tua, fai la domanda, però insomma, non fare l'opinionista, voglio dire, lasciamo che i fatti parlino da soli. Se non sappiamo se è un bluff, un altro bluff, non buttiamoci a pie pari in queste vicende, anche perché credo che nei prossimi giorni potrebbe esserci una conferenza stampa di Giancaspro a chiarire alcuni aspetti di cose che sono accadute negli ultimi giorni. Quindi io credo che insomma evitiamo di parlare di bluff o di dire altre, grande stile e compagnia bella, perché insomma sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Sulla prima che ha fatto il nostro amico? Ma non ricordo cosa aveva detto il nostro... Vedi, questo è il problema quando si dicono troppe cose. Esatto, sfugge, non riusciamo a seguire. Tornando al discorso di prima, secondo me il problema non è Maniero, il problema è che sono i centrocampisti o i difensori che non riescono a realizzare l'apporto del centrocampista che faccia gol, è determinante, può essere anche da stimolo per le altre punte. Finora ha segnato Maniero in azione, credo, una volta sola e due volte Brienza. Quindi quello che manca è De Luca o la punta aggiunta. Fatto riferimento a quello che dicevano Tovaglieri e Protti, la paura di tirare, compagnia bella. Ma io non penso che sia paura di tirare. Cioè, se una paura di tirare non può giocare a calcio. È un insomma, po' di imprecisione, un po' di sfortuna, ma quello che fa ben sperare, ripeto, è la mole di gioco. Cioè Lentella ha giocato nella propria metà campo e poi non si è visto proprio in avanti, ha fatto solamente quel gol su un nostro errore di un nostro giocatore, per cui la sfortuna ci ha messo la sua. Tornando a quello che stava dicendo Nicola, in pompa magna, non in pompa magna, Giancaspro è piombato improvvisamente in un mondo che non conosceva affatto, cioè in questo momento credo che Giancaspro stia facendo tutto il possibile e che inevitabilmente possa commettere anche degli errori.
Giancaspro viene da un mondo completamente diverso col calcio, mentre Paparesta era figlio del mondo del calcio perché è stato per tanti anni arbitro, comunque stava lì da tanto tempo. Giancaspro viene dal nulla, nel senso dal punto di vista calcistico, non ha un'esperienza calcistica. Quindi adesso andare a rimarcare Giancaspro in pompa magna, la presentazione, qui parliamo di un uomo, non dico né presidente né amministratore unico, che fino a 4 mesi fa probabilmente non era lontanissimo dalle dinamiche del calcio, non le conosceva affatto. Quindi insomma io credo che si debba essere un po', come dire, più sereni nel giudizio. Tant'è che ha avuto l'umiltà di affidarsi immediatamente a due seri professionisti come Sogliano e Stellone. Quindi diciamo, da uomo, da imprenditore, ha fatto le cose giuste. Io non me ne intendo, io sono nuovo, io non so come, non a caso la stessa società non ha ancora tutti i tasselli del proprio mosaico, perché probabilmente Giancaspro vuol capire a chi affidarsi e di chi fidarsi, come giusto che sia per uno che mette piede, ripetiamo ancora una volta, in un ambiente assolutamente nuovo. Ma io lo considero positivamente il presidente, perché è una persona al profilo basso, che non ama le prime pagine, non ama le copertine, se non stimolato sempre dalla stampa, non appare o appare poco, o appare dietro le quinte, lascia fare agli altri e si occupa, credo, finora marginalmente dei problemi tecnici, ma soprattutto dei problemi economici, amministrativi, finanziari. Ecco, sta ancora studiando il piano industriale, deve ancora presentare il piano industriale, sempre nella prospettiva di un progetto, di un programma a lunga scadenza, 3, 4, 5 anni, poi sarà lui o cederà le sue quote, questo non lo sappiamo. Però a me piace questo profilo basso. Non so se abbiamo un'altra telefonata, 080-501-9998, intanto dalla nostra pagina Facebook, domanda secca, senza facoltà di non rispondere, rispondiamo subito. Enzo e Vito, se poteste scegliere il cambio Brienza-Rosina, voi lo fareste sì o no? Cioè, ti piace più Brienza o più Rosina fondamentalmente? Io devo dirti, a me Brienza sta piacendo più di quanto non mi piacesse Rosina, se devo dire la mia, poi Rosina è un signor giocatore. Però io al momento voto Brienza, tu? Io Brienza, ma non lo dico adesso perché voglio motivare. Nel gioco di Stellone è più adatto Brienza che Rosina. Questo l'ho detto sin dall'inizio. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Carlo. Tu chi voti, Brienza o Rosina? Fammi capire. Io Brienza. Sempre. Brienza, va bene. Senza nulla togliere, scusa, a Rosina, che ritengo un grande giocatore. Sì. Enzo, un minuto per fare una breve analisi. Allora, è passato già un terzo di campionato e quindi già possiamo trarre qualche piccola conclusione. Sicuramente io sono stato un pro Stellone, ma molti punti li abbiamo persi per colpa di Stellone, perché ha messo in decisione tra i portieri, quando un portiere ce l'avevamo in casa e si vedono negli allenamenti ogni giorno chi è più forte. Se ne sceglie uno e basta. Poi Cassani sulla sinistra, Ivan sulla destra. Giocatori di esterni cambiati di ruolo, Furlan a sinistra, tutte queste cose, snaturare, fare delle prove, le prime di campionato, ci hanno fatto perdere sicuramente dei punti. Ora Stellone è chiamato a fare punti perché sta facendo meno punti di Nicola, anche se con un bel gioco l'ultima partita, però noi siamo il Bari, noi dobbiamo essere un po' come il Cagliari dell'anno scorso, non è possibile che squadre come Benevento, come l'Entella, ci siano su. Noi dobbiamo andare in Serie A. Grazie per il tuo intervento. Io da una parte dico che è giusto ripetere e ricordare a noi stessi che noi siamo il Bari, però non dimentichiamo che il Bari, inteso come società invece, fino a qualche mese fa era a forte rischio iscrizione al campionato. Non dimentichiamo questo. Poi che il Bari debba essere il Bari, che il Bari debba far meglio delle altre squadre, mi trovi assolutamente d'accordo, però come dire, io userei un po' di cautela. La squadra, a mio avviso, è stata anche costruita ed è una buona squadra con qualche lacuna, ma credo che molte squadre abbiano delle lacune. Non a caso in più di un'occasione lo stesso Stellone ha detto poi a gennaio eventualmente ci rinforzeremo. Insomma,
Questa è un po' l'idea del Bari in questo momento. Vedo che c'è De Luca. In verità, mi scuso sin d'ora per la non buona qualità delle immagini. Evidentemente c'è stato un piccolo problema, si è spostata la telecamerina con la quale abbiamo ripreso la conferenza stampa, quindi vedrete un De Luca, non a mezzo busto, a mezzo volto, quindi, però a noi interessano le parole, sentiamo cosa ha detto l'attaccante del Bari, che insieme a Di Cesare è stato quello che ha avuto le migliori occasioni non sfruttate nella gara contro Rentella. Sarebbe troppo scontato, dai, nel senso, ormai si sa, è da tanto che manca il gol, quindi spero il più presto possibile di sbloccarmi. Appunto mi manca da tanto il gol, quindi poi per un attaccante, per come sono fatto io, vive per quello, quindi è un momento che la palla non vuole entrare, ma soltanto con il lavoro prima o poi mi sbloccherò pure io. Sì, è un limite fino a un certo punto, perché come ho detto prima creiamo tanto, quindi prima o poi anche a noi ci dovranno entrare qualche pallone in più, quindi ho visto l'altra volta, abbiamo fatto 23 tiri in porta contro Rentella, a Brescia ne abbiamo fatti 19, un po' anche per comunque colpa di noi che magari non siamo così cattivi sotto porta, un po' anche per la bravura degli avversari, perché alcune volte anche i portieri ci sono, come ho detto prima. Però ripeto, secondo me continuando questo passo qui puoi soltanto che andare a migliorare, quindi ovvio, è normale, lo sappiamo già noi, a partire da attaccanti, che comunque non è una cosa positiva. Quindi nel senso, aver fatto 6 gol dopo 8 partite c'è qualcosa che non va. Sì, siamo più competitivi perché comunque siamo, quest'anno mi sembra che siamo molto più quadrati in confronto agli altri anni, capito? Siamo in campo, sappiamo come metterci, sappiamo come affrontare l'avversario in un certo modo, quindi in settimana la prepariamo bene sui dettagli, quindi e questo anche comunque anche l'aiuto che ci dà il mister e tutto lo staff che ha dietro, quindi questa per noi è una cosa fondamentale, quindi vogliamo, ripeto, continuare a seguire il mister e poi penso che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Credi alla teoria la palla non vuol sapere di entrare? Sì. Ha detto sta frase De Luca, la palla non vuol sapere di entrare. Eh sì, ma quante partite abbiamo visto che palla di poco fuori, pali, traverse, portieri che si esaltano, ci sono anche nelle nostre partite quando giocavamo, quando giocavo io sempre, tu continui a giocare, ma no, ci sono partite che sembrano stregate, poi sarà il destino, sarà il fatto, sarà la casualità, sarà anche incapacità. Io ho intervistato Protti per Repubblica e mi ha detto è vero questo, che ci può essere anche una componente di sfortuna, però bisogna abituarsi a essere precisi, a far gol sempre in allenamento, perché quello che fai in allenamento te lo ritrovi sul campo. Ci credi a questa? Ah, ci credo, però l'ultima partita De Cesare, un difensore, neanche con i piedi buoni, un difensore ha avuto due occasioni clamorose. Fosse capitato su un altro giocatore, era facile che segnasse. Quindi la sfortuna che è capitata sui piedi due volte nella stessa partita a un giocatore, un difensore che ha sbagliato. Quindi, quando dicevo prima, l'incapacità anche nostra, ci sta anche quello. Quando non vuole entrare, poi il portiere avversario si esalta. Quante partite, e non solo del Bari, abbiamo visto. Prendiamo così una telefonata, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Marco 55. Ciao Marco, ciao. E saluto anche Vito Petruzzelli. Ciao. Volevo dire, io sinceramente allo stadio sto molto tranquillo a vederla, perché l'ha ribadito anche De Luca nella sua intervista, si vede la mano dell'allenatore, cioè erano anni che non avevamo un allenatore di questo livello, quindi non dobbiamo avere come pubblico questa fretta, abbiamo una frenesia addosso, che io noto anche nei lati tifosi. Però quelli, diciamo, di una certa età come me, che sono oltre 45 anni che andiamo, e tanti campionati di Serie B visti,
si vede la mano, c'è produzione di gioco, ci sono tante cose, è che in casa purtroppo noi subiamo sempre avversari che si giocano la partita della vita, si arroccano dietro in difesa, quindi è molto più difficile per noi sfondare, ecco la facilità di fare risultati fuori casa. Però diciamo che anche nelle sconfitte avute, io sinceramente da tifoso sono stato tranquillo, perché sono stati episodi, frutti di episodi, ma non di surfatamente. Grazie per il tuo intervento, grazie. Allora, prima di tornare a parlare del Bari e di continuare a parlare del Bari, una curiosità, così nel frattempo avrò una notizia di agenzia, anche se ormai circola. Vogliamo vedere il gol più veloce della storia delle qualificazioni dei mondiali? Lo sai, poi inimmaginabile, ma è stato segnato un gol dopo 7 secondi di gioco. In verità, insomma, gli avversari meriterebbero di andare a scuola calcio, perché davvero hanno commesso un errore incredibile. La partita è Gibilterra-Belgio e l'autore del gol dopo 7 secondi è Benteke, attaccante del Belgio. Vediamo cosa è accaduto dal via, e qui c'è il cronometro che dimostra che il gol è stato segnato dopo 7 secondi. Andiamo con le immagini. Usarlo de comienzo en el partido. Está en el banquillo y bueno, pues la primera ocasión y el primer gol, marca Benteke. 6 segundos. Vemos la repetición. Ha presionado Benteke, un error gravísimo, claro, de Gibraltar en el saque. Recupera Benteke, se va hacia la izquierda y anota. Entre 6 y 7 segundos ha tardado Bélgica en marcar el primer gol. Madre. 7 segundos para hacer un gol. Creo que sea un récord quasi imbattibile, a meno che uno non segni da centrocampo. La no? difesa sembravano veramente le belle statuine. Cioè. Gli hanno fatto fare il gol, vabbè, gliel'hanno regalata. Vabbè. L'altra notizia, questa di cronaca, è che sono stati individuati e sottoposti a perquisizione della Digos i 3 ultra del Bari Calcio, ritenuti autori, leggo l'Ansa, del saluto romano fatto durante l'incontro di calcio Israele-Italia del 5 settembre scorso presso lo stadio di Haifa. I 3 sono indagati dalla Procura della Repubblica di Bari per manifestazione di razzismo negli stati. Durante le perquisizioni la polizia ha sequestrato un manganello telescopico, una mazza da baseball e varia pubblicistica riconducibile all'ideologia nazifascista, oltre a materiale che va a confermare, secondo la Procura di Bari, il coinvolgimento del gruppo nei fatti contestati, come il tagliando d'ingresso allo stadio di Haifa. Ai 3 si è giunti durante l'indagine avviata dalla Digos di Bari in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il gesto degli indagati, che ormai da tempo non appartenevano al direttivo della Curva Nord del Bari, era stato pubblicamente condannato dalla tifoseria biancorossa. Gli indagati, sottoposti a perquisizione personale domiciliare, hanno 23, 25 e 24 anni e sono tutti residenti a Bari. Questa è la leggo ancora un'ulteriore agenzia: per impedire che tengano altre condotte illecite all'estero, il questore di Bari ha disposto per indagato 24enne il provvedimento di DASPO esteso anche in ambito internazionale per la durata di 3 anni, mentre al 25enne l'aggravamento della misura già in corso da 3 a 5 anni con la previsione dell'obbligo di firma e l'estensione in ambito internazionale. Questo è quello che è accaduto, si era già vociferato dopo le immagini che il gruppo fosse riconducibile a degli ultrabaresi, e questo che è accaduto oggi, quanto è accaduto oggi, dimostra per l'appunto che evidentemente le prime sensazioni erano credibili. Veniamo a noi, 080-501-9998 per la vostra telefonata in diretta, c'è un altro amico in linea, pronto? Oh, buonasera Enzo, buonasera signor Vito Petruzzelli. Buonasera. Dopo 2 anni... Dopo di hanno ripreso la linea. Ottimo. Comunque, senti Enzo, noi, ti ricordi quando venne il mago Nicola alla tua trasmissione? Sì. Che ci disse che noi faremo la fine, non so perché. Possiamo buttare un po' di sale, almeno alle partite, come si faceva quando si stava... Il sale, l'ha detto anche un amico, l'ha detto anche un amico durante il sondaggio, il sale, come si faceva un tempo. Ma non è che abbiamo qualche verbale, qualche mute dall'altro? No, per carità, non credo che si arrivi a questo. È vero che il calcio moderno presenta delle anomalie. Un'altra cosa, Enzo, un'altra cosa. Venerdì, siccome non riesco a prendere la bilini di venerdì, volevo dire al signor Antonucci, siccome io ho fatto già catapale negli anni 79-70, sì, c'avevo qualche foto. Io ero il più piccolino di tutti. Sì. Allora Ciccio Cavone ci dava lui la roba, quindi c'era la roba degli
Peraltro mi hai dato un tema che magari si divertirà Gianni Antonucci a sviluppare, cioè quali erano i riti scaramantici adottati dai tifosi del Bari quando il Bari non vinceva o non segnava. Magari mostrerà delle foto di gente che gettava il sale in campo. Questo ma anche accadeva, da parte degli allenatori o dei giocatori stessi. Infatti, riti scaramantici, professor Antonucci, se ci sta seguendo, metta da parte delle fotografie che riguardano riti scaramantici quando il Bari non faceva i gol e non vinceva in casa, va bene? Ok? Certo. Allora, altri messaggi. Giuseppe dice: personalmente credo che ci siano stati pochi errori, quelli evidenti sotto porta sono di Cesare, che è un difensore, non fa testo questa partita, li abbiamo presi a pallonate, il gioco si vede, i punti arriveranno, forza Bari. Roberto, oltre il Verona, quante squadre sulla carta vedete nonostante la classifica migliori del Bari? Effettivamente una bella domanda, però Frosinone, Carpi sono buone squadre, insomma, sono più o meno a livello del Bari. Nicola, temo Stellone non sia bravo a leggere la partita in corso, cambi tardivi e spesso improduttivi. Che ne pensate quando gli allenatori mettono qualcuno che fa gol, sono bravi, altrimenti sono come diceva Rino Banfi, no? Ti ricordi nel film l'allenatore nel pallone? Allora, potreste chiarirci che problema ci sia, sempre che ci sia, con l'ambro o umbro per le maglie? Grazie. Insomma, si vocifera insomma che non decolli questa collaborazione, che ci possa essere un cambio di sponsor tecnico, però di più non sappiamo francamente, e non sappiamo i motivi reali per i quali evidentemente qualcuno mi dice, qualche tifoso mi dice che non si trovano in giro le maglie, si fa fatica a trovare in giro le maglie del Bari, non ci sono, quindi evidentemente insomma qualcosa anche, che non va ci deve essere. Anche allo stadio stesso, lo store quest'anno è chiuso. Non funziona, quindi. Emanuele, secondo voi quante possibilità ci sono di vedere Soddimo tra le file della nostra squadra a gennaio? Magari sono discorsi che sono stati aperti in estate e possono essere chiusi anche, però Soddimo non lo so se sia, io credo che il Bari punti più su un altro centravanti magari, no? O su un mediano, un giocatore in mezzo, che magari abbia piedi anche migliori di quelli che abbiamo, non lo so francamente. So soltanto che il Bari a un certo punto sul mercato cercava Rajčević e cercava Males, il centrocampista del Rijeka. Dario, secondo me manca un bomber d'area di rigore oltre a Maniero, perché non prendere uno svincolato che la metta dentro? Non so che ci sia tra gli svincolati. Sabino, la questione Ambro non so, ho già risposto prima. Perché non escono i biglietti Frosinone? La vietano dopo quello che successe 2 anni fa? Diciamo che il Comitato per l'Ordine Pubblico ha manifestato delle criticità in questa partita. Al momento non mi risulta che ci siano divieti per i tifosi del Bari, però è una partita vista con molta attenzione, perché ricorderete 2 anni fa a Frosinone, non nello stadio ma fuori dallo stadio, sull'autostrada, accade qualcosa che fece scattare, fatto storico perché non era mai accaduto prima, il DASPO di gruppo, lo ricorderai, con 52 tifosi del Bari colpiti dallo stesso provvedimento, perché facevano parte di un unico pullman da dove qualcuno scese e combinò un po' di pasticci. Sì, ma prima di venire qui in trasmissione ho sentito proprio che da oggi erano in vendita i biglietti per la partita di Frosinone, acquistabili fino a sabato alle 15. Bene, quindi c'è il comunicato ufficiale che ho visto. Prendiamo un'ultima telefonata, pronto? Ciao Enzo, buonasera, sono Giuseppe, telefono da Necattolo e saluto il signor Petrucci. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao. Allora Enzo, qualcuno forse qualche mese fa, cioè, vede le partite in un modo, magari penso che ci dobbiamo qualificare per la Champions. Spiego, vogliono che questo Bari sia una squadra a livello internazionale. Pure io lo voglio naturalmente, da tifoso, da tanti anni. Molte persone, io sento la trasmissione, la seguo, chiamano e parlano, ho visto in TV, ho visto. Allora, un piccolo censimento, io vado allo stadio, è una vita che vado allo stadio. Sì. Allora, queste tante persone che chiamano e si vogliono sostituire a giocatori, allenatori, dirigenti sportivi, adesso anche il presidente, perché molte persone dicono che il presidente sbaglia, magari si vogliono sostituire. Hanno soldi, lo possono fare, però io un censimento, vedere di tutte queste persone che chiamano, quanti di loro realmente vanno allo stadio e soffrono come soffriamo noi, quei 10.000, 4.000 che eravamo qualche anno fa, 250 che eravamo molti anni addietro.
Grazie, grazie per il tuo intervento. Grazie, magari ci faremo mandare attraverso WhatsApp le foto dei biglietti, va bene? Vieni a parlare il biglietto, va bene. Noi siamo proprio in dirittura d'arrivo, Vito, purtroppo dobbiamo chiudere, sì, sono le 3:15. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi. A domani con il bianco e rosso TV Sport. Ciao.